Cos'è che dicevi delle sartine? Dico che li facciamo il ricamo come le sartine di Magretta. A casa nostra, con la colla. Con la colla Panther. Rega, dimmi perché sono quelle bamboline qua. Sono per Fausto Puglisi e per Mascia Brigatti. Perché gliele stiamo facendo? Perché oggi è il compleanno di Fausto. E quindi, visto Happy che birthday! Di fiducia, ho pensato di fargli un regalo diverso da tutti quelli che potevano fargli gli altri comuni mortali. Giusto? Giusto. Right. Puoi dirlo che... No, scherzo. Allora, vado? Però a me piace nessuno. Ludo? Oddio, no! Mi fanno la foto di blogger, ma sono un mostro. Come dici? Chiedi se ha due filo che li cominciano a cucire l'abito. No, mi sa che lo dovrò andare a prendere io. No. E dove ce l'ha? Adesso non ci ha aperto niente. Come facciamo? Eri, questo Carlino qua cos'è? È un Carlino che hanno chiesto a Ludo di fare. Scusa. Vieni qua a dirmelo. Per voi taglia. Ludo, devi spiegare che cos'è questo Carlino. Allora, Luisa via Roma. Motillo, ma perché è un film, Luisa via Roma, Motillo e Vogue Italia stanno facendo questo progetto per l'UNICEF. Hanno chiesto a tutti gli stilisti di fare un pug dog, e ne ha fatto uno Balenciaga, uno Valentino, uno tra l'altro Fausto Puglisi, e sicuramente me ne scorderò qualcuno, quindi mi fermo. Antonio Marras, Valentino, esatto. America Tanzu, Giuseppe Zanotti. Bravi, avete studiato. Siamo bravissimi. Avete poi studiato. Fammi pensare anche chi. Beh, quindi? E poi ne hanno chiesto di farne uno a Vogue Italia ed è lui. Che bello. E lui indossa un headpiece Maison Michel perché Franca l'ha voluto punk. Ah, perfetto. Poi indossa una collana guaina Chanel vintage rubata a una mia borsa e che gli mancherà molto, e indossa questi occhiali Alexander Wang per Linda Farro. Perfetto. E ha questi polsini che sono fatti con un vecchio guanto di Dolce Gabbana. Molto fetish. È punk, assolutamente punk. Ma la cosa bella che dico io è che lui è un bargain, perché chi compra il Carlino di Vogue può usare le cose. Cioè, poi si può chiedergli di prestarti gli occhiali. Ma fantastico. Faccio vedere anche con l'Head Pieces. L'Head Pieces purtroppo l'ho dovuto distruggere e metterglielo, però ve lo posso far vedere perché loro gentilmente me l'hanno mandati un po'. È un pettinino da mettere così. Perfetto. Sei stupenda, grazie. Grazie a voi. Compratelo. Aiuto. Compratelo. Erika, vuoi che facciamo anche la scena mentre cadi? No. Va bene così. Ma che meraviglia. Un po' pieno. Ma è per lei o per noi? È per lei. Ah, ok. Gli ho fatto il vestitino. Forse però qua il microfono glielo dobbiamo togliere. Il microfono lo toglierei. Lo metto qua in mezzo. No, ma che belli gli orecchini. Hai visto? Ma non hai uno anche per il cane? Sì. Però ce l'ho l'argento, cocca. Va bene. Lo stesso. Ma famo. E levate sto il microfono, c'è perché Fausto piace anche tanto cantare. No, perché ieri sera era andato al karaoke, Fausto. Andato al karaoke, esatto. E guarda, già gli assomiglia con questo orecchino. Guarda, poi con quello scignolo dietro. No, questo non si può mettere.